Buongiorno, bentrovati, benvenuti in questa nuova puntata di Volevo fare il Cantastorie. Oggi ho catturato un ospite specialissimo, infatti oggi con me in studio c'è Ilario Gobbi del canale I Miti del Tubo, che è SEO Specialist, Copywriter, appassionato di Lovecraft e divulgatore. Ciao Ilario, benvenuto! Ciao Valentina e ciao a tutti, grazie per questa occasione. Ma figurati, grazie a te per essere presente con i mille impegni dei tuoi molteplici lavori. Ringrazio io te per aver trovato 5 minuti per me per questa intervista. Ilario, vuoi presentarti brevemente a chi non ti dovesse già conoscere? Sì, allora, come detto poc'anzi, sono un SEO specialist, quindi mi occupo dell'ottimizzazione di siti web per i motori di ricerca. Sono un copywriter, quindi realizzo contenuti per siti web e in arte gestisco il canale YouTube dei Miti del Tubo, che tratta principalmente di divulgazione culturale in ambito di vari scrittori, tra cui Lovecraft, Stephen King, Frank Herbert, l'autore di Dune, e approfondimenti di altre ambientazioni di altro genere, come film, telefilm e videogame. Il tuo canale è interessantissimo. Io quando l'ho scoperto sono rimasta affascinata dalla mole di materiale, di lavoro, di ricerca che c'è. Quindi complimentissimi. Ah, grazie, grazie. Figurati. Senti, Ilario, come tu forse sai, in questa rubrica a me piace chiacchierare dell'arte del raccontare partendo dal presupposto che, secondo me, tutto quello che facciamo nella vita fondamentalmente racconta, che sia parlato, che sia scritto, che sia una produzione artistica, stiamo comunque raccontando. Quindi vedo un po' gli artisti come dire, avvantaggiati in questo, perché attraverso la propria espressione artistica, la propria forma artistica, hanno modo di raccontare in maniera più complessa, più completa, più mascherata, a seconda di come la vuoi vedere. Quindi partendo da questo presupposto, ti vorrei chiedere cosa significa per te raccontare attraverso la tua arte. Bene, guarda, dal mio punto di vista raccontare significa esprimere il nostro punto di vista sul mondo che ci circonda, quindi ampliare le nostre conoscenze e quelle altrui, e con un'opera di, se possibile, di divulgazione mirata e interessante per l'ascoltatore. Quindi parto dal presupposto che ci siano molti argomenti interessanti per il genere di pubblico a cui mi rivolgo e il mio scopo è quello di ampliare le conoscenze degli ascoltatori con approfondimenti molto accurati ed esaustivi e ampliare le loro conoscenze in merito e allo stesso tempo per intrattenerli piacevolmente. Ok, quindi mi viene da pensare sia un po' vicino anche ai concetti di educare e di prendersi cura in qualche modo. Direi di sì, esatto, perché praticamente sia con l'attività di copywriting che con la divulgazione dei Miti del Tubo, quindi punto ad aiutare lo spettatore ad espandere le proprie conoscenze, quindi, e ottenere maggiori informazioni sugli argomenti che gli interessano, e così migliorare alcuni aspetti della sua vita per quello che posso, che mi può competere e su cui ho interesse a partecipare. Quindi il canale appunto serve a quindi fornire degli approfondimenti molto esaustivi in ambito prettamente culturale, ma anche di intrattenimento, in modo che sia formativo che piacevole da seguire. Certo, e direi che ci riesci benissimo, assolutamente. Ci proviamo. Ci proviamo, si fa ma guarda, io credo che quando fai del tuo meglio in generale stai sempre riuscendo. Poi, d'altronde, sono punti di vista anche questi. Senti, guida cala certo. Guida Galati, io gli errori li lascio tutti, tanto io farò un sacco di errori, mi impappino poi dopo l'intervista con Patrick, ormai sono pronta a tutto. Guida galattica per autostoppisti blasfemi. Il tuo canale è nato con un intento ben preciso, come appunto ci hai anche già detto tu: mettere ordine e divulgare ovviamente nel mondo letterario di H.P. Lovecraft. E poco alla volta sta diventando una vera e propria guida a tema.
Mi viene da pensare che per conoscere così bene la strada, al punto che addirittura la raccogli, la sistemi, la organizzi e vuoi spiegarla e sai spiegarla, tu ti sia originariamente perso nei meandri delle Dreamlands e provincia. E quindi, oltre a chiederti se ti sei mai smarrito in questa mole di informazioni, ti chiedo anche come nasce lo stimolo di organizzare, di spiegare l'intero mondo narrativo di un autore. Guarda, come puoi immaginare, il mondo dei sogni è molto insidioso. Se ti addentri al suo interno rischi di esserne ghermito e di non volerne più uscire. E qualche strascico rimane anche quando sei nel mondo della veglia. Come praticamente quando fai qualche sogno molto intenso e ti rimane qualche convinzione anche nel momento in cui ti svegli, no? E bisogna un po' di tempo per razionalizzare ed estromettere quelle informazioni esterne. Possiamo dire quindi che un po' appunto alla Lovecraft è il genere di influenza che mi ha esercitato. Vedi come passi? Come dici? Che meraviglia! Sì, infatti, guardi, spero di trasmettere un po' di questo genere di passione. Come genere di aspetto che ho deciso di seguire è una passione nata un po' di anni fa, ai tempi del gioco di ruolo, perché, come forse saprai, praticamente Lovecraft è terreno fertile in ambito ludico, quindi è stato sfruttato da molti canali, film, fumetti, videogame, giochi da tavolo, in particolare i giochi di ruolo, che sono... Infatti sono un canale molto praticamente indicato per coloro che vogliono rivivere le atmosfere del solitario di Providence. Quindi crei queste storie familiari, quindi quegli aspetti molto caratteristici, come il paesino isolato, la strada biblioteca, i misteri legati alle popolazioni, quindi tutti quegli elementi che richiamano la narrativa lovecraftiana. E personalmente, quindi tu interpreti dei personaggi che si vanno un po' a muovere proprio nel mondo dello scrittore di Providence, e quindi così facendo ho imparato un po' a conoscere nel dettaglio l'ambientazione e mi sono reso conto che era un mondo veramente sterminato. E qual è il fatto? È che di tutta questa ambientazione una parte è farina del sacco del nostro solitario, però molti altri dettagli sono stati aggiunti da decine di autori successivi che lo fanno ancora oggi. E il risultato è la creazione di un corpus narrativo che è enorme, smisurato e in molti punti anche in contraddizione tra di loro per vari aspetti. E così è come sono detto, ci vorrebbe qualcuno che in maniera ordinata cerca di fare chiarezza sugli aspetti del ciclo, quindi dal punto di vista della produzione autentica di Lovecraft e di quella aggiunta da altri autori. E così in maniera scientifica mi sono messa a documentarmi e unire le fonti, ricostruire i fatti storici in maniera tale da creare questa guida su YouTube sull'argomento. Un lavoro veramente bellissimo, complesso e complicato, se mi parli addirittura di altri autori. E ti chiedo questa cosa, quindi, ovviamente se è una cosa che sai, ma questi autori che si sono aggiunti poi e hanno messo mani, se mi consenti il termine, o comunque aggiunto pezzi, l'hanno fatto autorizzati da qualcuno o l'hanno fatto arbitrariamente? Dunque, allora, entrambe le cose, perché alcuni autori partecipavano al circolo di lettori di scrittura di Lovecraft, quindi con il beneplacito del solitario erano ben contenti di utilizzare alcuni elementi della sua narrativa e delle proprie opere. Okay. Quindi magari, Clark Ashton Smith, Robert Howard e altri contribuivano con proprie creazioni al ciclo di Lovecraft e anche lui creava degli elementi che rimandavano alle storie altrui. Quindi magari le sue storie citava Valusia e gli uomini serpenti di Robert Howard, per farti un esempio. Mm-hmm. Era questo gioco di rimandi incrociati in cui tutti citavano gli altri.
E cosa successe? Che questo gioco funziona molto bene, tant'è che molti scrittori iniziarono a citare anche il famigerato Necronomicon, saltò fuori che quindi molte opere di tanti scrittori veniva menzionato e i lettori cominciano a dire: ma stai a vedere che so che Lovecraft si è ispirato a un tomo chiamato Necronomicon e l'ha inserito nei suoi racconti, mentre in realtà no, era la sua idea che è diventata troppo virale, come diremmo oggi. E quindi già a quei tempi, comunque nel circolo delle riviste pulp o di altri canali, queste idee circolavano. E dopo la morte di Lovecraft, altri autori che lo conoscevano in vita e non hanno proseguito questo gioco, quindi tipo August Derleth o Lynn Carter o altri, hanno aggiunto altri elementi alla mitologia Lovecraftiana. Il problema è che alcuni di essi hanno seguito pedissequamente o per la maggior parte l'ottica di Lovecraft, mentre altri no. Cioè, ti faccio un esempio: so, August Derleth aveva una visione molto manichea, quindi incentrata sul bene e il male, sono concetti che in Lovecraft sono totalmente umani, non hanno un valore cosmico. E quindi utilizzava nelle sue storie questa visione che cozza nettamente con quella di Lovecraft. E se Certo. leggi le storie di entrambi, ti accorgi che sono proprio di due, sotto due punti di vista differenti. E quindi da questo punto di vista, facendo documentazione, mi sono reso conto che è un mondo che è teoricamente compatto, ma in realtà è pieno di contraddizioni e di lacune. Ma fa anche parte del gioco, cioè anche parte del divertimento, dire, secondo un certo autore il fatto è di questo tipo, secondo un altro è tutto diverso. Cioè ti diverte a vedere come ognuno ha dato il proprio contributo a questo corpus narrativo. Certo. E quindi praticamente questa tendenza a includere elementi di Lovecraft e di proseguire le sue storie è circolata fino a oggi. E ci sono autori anche contemporanei come Ramsey Campbell e altri che vanno avanti creando nuovi dettagli della mitologia di Quindi Lovecraft, stai portandola proseguendo sempre più comunque. avanti. Guarda, sostanzialmente sì, diciamo che alcuni rielaborano le sue idee in nuovi cicli, mentre alcuni proprio aggiungono nuovi fattori al mito di Cthulhu e al mondo connesso. Ok, non finirà mai, non finirà mai allora, a quanto pare. Guarda, il fatto è che è un fenomeno molto trasversale a vari media, quindi ogni anno escono nuovi prodotti ispirati dalla sua mitologia, quindi riduzioni a fumetti, film, per esempio, che so, l'anno scorso è uscito Il colore venuto dallo spazio, quindi con la Cage, escono videogame, quindi romanzi di altri autori, sostanzialmente è un genere letterario, infatti si dice orrore lovecraftiano, che permea vari aspetti dell'industria dell'intrattenimento. E in certi casi tanta gente neanche sa che quello che sta guardando, che quello che sta leggendo, che ciò di cui sta fruendo, in realtà ha una derivazione lovecraftiana. Diciamo che l'impressione che ho è che il pubblico dei, diciamo, non iniziati ne ha un'idea vaga, quindi sa di Cthulhu, sa del Necronomicon, sa di orrori cosmici, ma poco oltre va. Se però ti entri nel lettore delle opere dell'autore principale, quelli connessi, ti rendi conto che è un mondo sconfinato, quindi non solo a livello di creature, ma di atmosfere, eventi, personaggi, c'è proprio da starci dietro letteralmente gli anni. Passaggi segreti. Il tuo lavoro di ricerca ha innumerevoli sfaccettature e può rivolgersi appunto alla narrativa di Lovecraft come a qualsiasi opera ispirata ai suoi lavori. E dalla mole dei tuoi video e dagli argomenti dei tuoi video, dalla mole degli argomenti quindi, si evince che davvero tantissime opere in realtà traggono appunto ispirazione dalle sue storie, dalle sue ambientazioni. Questa cosa ce l'hai anche un po' parzialmente spiegata adesso. Occupandoti tu di copywriting, mi viene spontaneo chiederti se esiste un confine visibile tra prendere spunto, rendere omaggio e ricalcare un'idea. Perché mi sono chiesta, chissà quante volte ti sei imbattuto in questi tipi di differenze durante le tue ricerche, quindi ti vorrei proprio fare questa domanda. C'è questo confine?
Sì, guarda, è una buona domanda. Dunque, dal mio punto di vista, possiamo dire che il rielaborare, quindi l'idea originale, consiste nel creare qualcosa di nuovo, di autentico, che è basato sul concetto preesistente. Quindi, se faccio, so, io parlo del film I Magnifici Sette, no? Riferendomi al film I Sette Samurai, in quel caso rielaboro il concetto preesistente. Però Ok. se, insomma, magari faccio un film che è tale e quale, Sette Samurai, ma ci metto il mio nome di autore, cambio due dettagli, in quel contesto non ho aggiunto niente di particolare alla visione preesistente, quindi dal mio punto di vista è un lavoro un po' fine a se stesso. Mentre, praticamente rendere omaggio, e dal mio punto di vista consiste in replicare una situazione, un evento, un concetto, una frase, in maniera tale che lo spettatore si accorga della fonte di partenza e capisca che è fatto volutamente per ricordare quell'autore. Quindi, per esempio, che so, il personaggio che dice: "No, io non ho ucciso tuo padre, io sono tuo padre", cioè è ridicolo considerarlo un plagio, è chiaramente un omaggio alla situazione di Star Wars. Quindi il valore di ciò è proprio nel ricordare l'opera di qualcuno, in termini spero lusinghieri, ovviamente. E qual era, scusa, l'ultimo paragone che mi avevi Allora, detto? era, aspetta, qual è la differenza tra prendere spunto, rendere omaggio e ricalcare un'idea? Quindi copiare assolutamente. Ah sì, allora ricalcare anche nel mio settore, diciamo che di atti da ricalcare ne vedo parecchi. E ovviamente dal punto di vista di chi lo compie è un bel vantaggio perché ti trovi il materiale già pronto e lo fai tuo con poche modifiche, ovviamente ottenendone qualche vantaggio. Moralmente, quando viene svolta così, è un'azione sicuramente non lusinghiera. E potrebbe avere magari una funzione legittima se serve a far riscoprire un lavoro altrui. Quindi, se tu con quell'atto lodi l'operato di qualcun altro, però a quel punto preferirei un omaggio, come qualcosa che chiaramente si rifà al lavoro altrui. Certo, che è anche un invito a scoprire poi l'autore originale e via dicendo. Sì, esatto. Cioè, per esempio, che so, la corazzata Potemkin, no? L'ho scoperta con la corazzata Potëmkin di Fantozzi. Quindi, se non fosse per quell'omaggio, non conoscerei la fonte di partenza. Certo. E ti sei mai imbattuto in qualcuno che abbia proprio bellamente copiato un'idea spacciandola per sua o per originale? Di Lovecraft? Dunque, allora diciamo che il suo lavoro è così praticamente così noto universalmente che è difficile che tu crei un qualcosa così identico al suo lavoro, nessuno se ne accorge. Cioè, se tu crei la tua versione di Cthulhu, ma lo chiami Ictolo, cioè chiaramente è un omaggio, nessuno dirà: "Oh, caspita, ma come ti è venuto in mente questo essere inumano, inconcepibile?" Cioè, dovrebbero creare un genere letterario con il tuo nome. Diciamo Pensa. che, cioè, guarda, se vai su Wikipedia e cerchi Cthulhu nella cultura popolare, trovi tipo 40 voci di mostri simili che hanno creato cambiandogli due dettagli tra videogame, fumetti, romanzi, così. Quindi, in quel caso, anche se volessero semplicemente capire l'idea, passa comunque come un omaggio, perché è talmente proverbiale che è difficile passarla liscia. Qualche Certo. volta magari ho trovato che alcune delle sue creature minimali erano citate in alcune opere e quello lì mi sembra un omaggio apprezzabile perché non eri Certo. tenuto a ricordarti quel dettaglio così piccolo, però visto che l'hai fatto è apprezzabile, certo a meno che non ha voluto veramente farla sua dicendo che nessuno si accorgerà di questo prestito non autorizzato e ci può stare anche questo, però spero che non sia questo il caso. Dai, andiamo in buona fede, pensiamo che siano solo omaggi per palati fini quelli, dai. Sì, esatto, solamente per chi li sa cogliere. Ecco, speriamo così. Senti, ladro di voci. I tuoi contenuti sono ricchi di collaborazioni con numerosi voci di YouTube, forse anche non solo di YouTube. Io ho riconosciuto tanti nomi di colleghi o pseudo-colleghi, però non so se tu magari ti avvalga anche di altre persone, non so, attori, doppiatori, eccetera, perché i tuoi video sono narrati da terzi. Come ti trovi ad affidare le tue parole ad un'altra persona?
Ossia, scegli le voci in base ad un criterio prestabilito perché magari siano in linea con i contenuti di quel video, o semplicemente ti godi la possibilità e il risultato dell'interazione con altri canali e quindi scegli, tra virgolette, a caso in un panorama di possibilità? Guarda, diciamo, come hai detto tu poc'anzi, perché il mio obiettivo è fare sì che anche il narratore si diverta a leggere quel copione, quindi preferisco offrire un copione che sia studiato per i suoi argomenti, per le sue preferenze, per quanto ha già fatto. Quindi, per esempio, se ho fatto il video che spiegava Conan il Barbaro, ho scelto come narratore Axel di Locale della Tormenta, perché lui gira molti audiolibri tratti dalle opere di Robert Howard, quindi per me era la scelta più indicata. E solitamente quindi scelgo il narratore in base al concetto da descrivere e delle sue preferenze, quindi se devo parlare di un romanzo che qualcuno ha già narrato, e scelgo direttamente lui perché so essere già interessata all'argomento, o perlomeno lo scelgo in base al genere di video che tratta normalmente, quindi che so, argomenti di fantascienza, horror o quant'altro. Certo. E poi comunque ci si gode comunque la collaborazione, che è sempre un aspetto bellissimo di YouTube. Sì, infatti l'aspetto più bello è la capacità di collaborare tra tanti soggetti. Come vedi anche nel gruppo Voce Penne YouTubers si è creata una community molto attiva, quindi tante voci talentuose unite dalla passione per il narrare. Certo, poi c'è questo meraviglioso connubio di avere anche dei bravi scrittori, dei bravi divulgatori, e insomma le collaborazioni non possono che essere belle e floride. Senti, questa domanda non vuole essere in alcun modo, come dire, offensiva per nessuno, soprattutto per chi ascolta, quindi spero che sia stato chiaro quello che volevo intendere, la domanda che sto per fare intendo, perché delle volte mi rendo conto che per chiedere una cosa faccio dei giri intorno e sembra che io stia chiedendo tutt'altro, però questa domanda mi è nata proprio spontanea osservando, ma più volte me lo sono chiesto osservando il tuo canale e ricordando alcuni dialoghi avuti con alcuni colleghi narratori, perché andar per mondi oscuri. In altre occasioni, appunto, mi è capitato di confrontarmi, come dicevo, con dei colleghi sul tema dell'atmosfera emotiva di alcuni autori. E spesso ci siamo trovati d'accordo nell'amare tutti la scrittura e i racconti di Lovecraft, anche perché penso che sia impossibile non apprezzare l'autore, ma di risentire di lunghi periodi di narrazione solo di questa tipologia. Io nello specifico, quindi parlo per me, ho risposto più volte, io amo follemente la scrittura di Lovecraft e i suoi racconti, ma non riesco a leggere troppi racconti uno di seguito all'altro, perché le atmosfere sono coinvolgenti e scure, come ad esempio possono essere anche quelle di Poe, ma possono risultare un pochino spesse da mantenere nel lungo periodo, e questa era una cosa sulla quale bene o male in tanti concordavamo. Il tuo canale è incentrato prevalentemente proprio su queste atmosfere scure, quindi mi viene naturale chiederti, senti mai, anzitutto se anche tu le senti un pochino spesse queste atmosfere oppure no, e se senti mai la necessità di preparare, o la voglia semplicemente di preparare, dei contenuti di natura più leggera, se mi passi il termine. Certo, dunque diciamo che condivido l'osservazione che avete maturato, quindi effettivamente si tratta di un'atmosfera che ti avvolge completamente, quindi con il tempo una dose molto eccessiva di Lovecraft può pesare gli animi, perché non sono letture propriamente allegre o che ti inducono all'ottimismo, tutto il contrario. E dunque dal mio punto di vista diciamo che sono un po' traviato dal fatto che quando ascolto faccio documentazione, quindi mi ascolto molte opere per cogliere quei dettagli che vanno a costruire un quadro completo di un certo argomento, quindi un tale libro misterioso, una certa località, un misterioso personaggio di un altro racconto, ci sono tanti indizi sparsi qua tra i racconti, quindi ne devo ascoltare molti per mettere insieme tutte le informazioni, quindi diciamo sono un po', diciamo, traviato da questo obiettivo. Per il resto, guarda, credo di
dipenda molto dalle aspettative personali di ognuno, perché per me Lovecraft è una letteratura di evasione, paradossalmente. Quindi con i suoi, che so, mostri orrorifici dello spazio esterno, segreti velati, aspetti celati dentro la realtà, cioè per me serve a evadere dalla realtà quotidiana, che per molti aspetti è anche deprimente, non esaltante. Quindi una bella dose di Lovecraft mi solleva da quegli aspetti angusti quotidiani. Certo. Per esempio, che so, un altro autore come Stephen King, che cioè un talento come pochi, per esempio, per quanto mi riguarda, non mi ipnotizza, perché è un altro genere di horror. Cioè, certo. Il suo è un po' più terreno, ti ricorda un po' le persone, come sono fatte, i problemi concreti. Quindi, dal mio punto di vista, non mi vale tanto come evasione, perché mi richiama al mondo materiale. Mentre la narrativa di Lovecraft ti estrae da tutte le miserie umane, cioè quando ti trovi in suo racconto pensi più all'avidità, alle guerre, la povertà, così ti preoccupi di altri generi di aspetti, e paradossalmente è una forma di evasione dal mio punto di vista. Certo, è un po' più astratto, un po' più concettuale, e forse anche un filo più onirico rispetto ad altri tipi di narrativa. Indubbiamente, specialmente i racconti del ciclo dei sogni, perché romanzi come Lo sconosciuto Kadat è come un arazzo dipinto con le parole, cioè una forma di poesia in centinaia di pagine. Bellissima definizione, Ilario. Sì, penso che sia rispondente al vero, e trasuda un'immaginazione, una fantasia onirica pazzesca, cioè inconcepibile. Tu ti metti lì, ascolti e senti questo fiume di parole poetiche sgorgare dalla sua penna, sei impressionato dalla mole di località pazzesche, di creature incredibili, di aggettivi maestosi, cioè è tutto formidabile ciò che esce dalla sua fantasia. Ok, quindi per te in una qualche misura rappresenta comunque l'evasione per queste motivazioni. Vedi che è bellissimo poi avere la possibilità di scambiarsi pareri su queste cose fra più persone, a parte il fatto che dal tuo tono di voce e dal modo in cui ne parli si sente tantissima passione, e quindi è impossibile non entusiasmarsi sentendoti parlare. Sembra che stiamo parlando di un film rosa, di una commedia, invece stiamo parlando di Lovecraft, però con un sorrisone, con un entusiasmo incredibile. Quindi ti ringrazio, perché credo che sia molto nutriente confrontarsi anche con persone che hanno appunto un punto di vista diverso. In questo caso ovviamente sto parlando di me, che avevo questa sensazione un po' di buio, no? Di pesantezza, dopo aver letto magari due o tre racconti di Lovecraft di seguito. Confrontarmi con te, che invece me ne parli con questo entusiasmo, mi fa dire: ma sai che c'è, magari dopo me ne vado a leggere un altro. Sai, un vantaggio che offre la sua narrativa è che tutte le sue storie ti offrono delle situazioni differenti, quindi c'è la storia con il paesaggio marittimo in cui avviene qualcosa di strano, un'altra con il professore che ha un'amnesia di 5 anni dietro cui c'è uno strano mistero, un'altra ancora con l'esplorazione nell'Artico che rinviene strani fossili inconcepibili. Cioè è una produzione letteraria che spazia in tante situazioni divergenti, proprio originali, poco battute, e che sono diventate quasi degli archetipi a loro volta. Quindi cioè, vedo difficile annoiarsi con quel genere di storie. Certo che come dicevamo... Non parlavo di noia, attenzione, non parlavo di noia, parlavo proprio... rimanere, sai che cosa, forse il mio punto di vista è un punto di vista da narratrice amatoriale che tende leggermente ad entrare nella storia e nel racconto, quindi entrando rimango, come dicevamo prima, avvolta da tutta un'atmosfera che è maestosa, ma che comunque è scura, perché nella maestosità del racconto c'è sempre questo sottofondo, diciamo, di inquietudine, no? Che ad esempio a me, che probabilmente sono magari semplicemente un po' più sensibile, lascia questa... Oddio, come quando vedi un thriller molto inquietante, di quelli che poi quando spegni la televisione, chiudi gli occhi a letto e dici
Madonna, mi è rimasta l'ansia per il film. Ecco, a me certi tipi di racconti lasciano questa identica cosa. Quindi se ne leggo troppi uno dietro l'altro, rimango lì, oddio, c'ho l'ansia. Non intendevo dire noia, perché sono ripeto, sono bellissimi i racconti di Lovecraft, non, giusto per chiarire. Guarda, ti posso capire, perché in effetti è come dici tu, sono racconti che ti trasmettono tutto, che so, il dolore esistenziale, il nichilismo cosmico, il malessere rispetto a un mondo che non capisci da parte dei protagonisti, che sono tutti alter ego dell'autore. E vedi che infatti non è mai una storia che ti fanno sentire parte del mondo, ma al contrario, esaltano la tua lontananza dallo stesso. Quindi i personaggi sono sempre, sono antiquari, sono persone esaltate, sono artisti decadenti, sono sempre individui al limite della società e che soffrono qualche genere di malessere o soggettivo o oggettivo per quella situazione. Quindi effettivamente non è qualcosa che leggi, ti senti restaurato nelle tue sensazioni, o piuttosto ti senti ancora più avvilito da quanto leggi, perché ti trasmette quel senso di isolamento, di senso di distanza dal mondo, oltre quella sensazione di pericolo che aleggia attorno a te. Quindi bisogna vedere molto che cosa ti aspetti. Certo che magari per chi non è un estimatore folle come me o come altri, e 10 letture di Lovecraft una dopo l'altra ti suggeriscono un po' del malessere che sicuramente provava anche lui per la storia personale. Quindi certo, non lo suggerirei a chiunque, però magari alternandolo con autori un po' più vivaci, un po' meno anche deprimenti se vogliamo, serve comunque ad apprezzarlo ancora senza bussarne tutto troppo in fretta. Certo, assolutamente, perché come dicevamo all'inizio, comunque ha una scrittura veramente coinvolgente, quindi penso che prima di dire non mi piace, almeno un racconto vada letto, un po' come per tutto, no? Prima di dire che una cosa non ti piace, va assaggiata. Guarda, una cosa bella che ho visto è che nei gruppi legati a Lovecraft che frequento, praticamente tutti i giorni c'è una new entry che si è appena avvicinata al mondo di Lovecraft e lo sta incominciando ad apprezzare, quindi chiede consigli di lettura, chiede quale opera è migliore, che raccolga tutte le sue storie. Quindi mi piace vedere che ogni giorno ci sono nuovi accoliti, diciamo, che stanno riscoprendo la sua letteratura e rimangono sbigottiti a oltre 100 anni dalla pubblicazione delle sue storie, che secondo me è un ulteriore segno di quanto fosse in anticipo sui tempi, quanto la sua prosa fosse maestosa e memorabile. Già che ci siamo, allora ne approfitto, te lo chiedo anch'io, per chi ci stesse ascoltando adesso e non avesse mai letto nulla di Lovecraft, cosa consiglieresti come primo testo da leggere? Anche se ovviamente io rimando al tuo canale per avere una mappa più dettagliata del mondo e farsi un'idea, ma così, detto proprio così, in velocità, cosa potremmo consigliare a qualcuno che si avvicina? Dunque, allora, se vuole comprendere lo scrittore nella sua pienezza, suggerirei di leggere i suoi racconti in ordine cronologico, quindi proprio come li ha scritti, perché da un'opera a un'altra noti un'evoluzione delle sue tematiche, che so, magari nel Tempio, mettiamo, tu leggi già qualche accenno dei concetti che diventeranno proprio dei miti di Cthulhu, quindi la città sommersa, i misteri delle acque, il senso onirico della narrazione, però ancora siamo prima i suoi racconti più celebri come il richiamo di Cthulhu. Però quindi leggendo, che so, prima i racconti precedenti al 1919, poi gli altri, noti come la sua narrativa fa una fase di transizione dalle tematiche precedenti più gotiche a quelle lì più caratteristiche della sua penna. Quindi da quelle sulla falsariga di Poe o Lord Dunsany, su quelle lì più di taglio, più caratteristico lovecraftiano. Ok, quindi partiamo dall'inizio, molto semplicemente. Personalmente sì, consiglierei di procedere in questo modo e di leggere se possibile la raccolta completa dei suoi racconti. Alcune edizioni hanno anche i taccuini degli appunti con molte note delle sue storie soltanto abbozzate e già quelle hanno dei plot fenomenali, quindi figurati le storie complete che abbia sviluppato.
che è una cosa bellissima quando, quando si scopre qualcosa in più del dietro le quinte dell'autore, secondo me è qualcosa di stupendo. Si riesce ad entrare un pochino di più nella testa dell'autore. Vedi, infatti, un altro suo merito aver fatto conoscere molti degli autori a cui si è ispirato, che sono a loro volta delle penne fantastiche, quindi Lord Anthony, Arthur Machen, Algernon Blackwood, William Hodgson, sono tutti autori che, essendo lui diventato mainstream, ispirandosi a lui, molti autori hanno riscoperto. Quindi in opere come i suoi saggi di analisi di tre scrittori trovi tutte le sue annotazioni sulle storie altrui ed è bellissimo confrontare tutti questi capolavori, quindi sia quelli di Lovecraft che dei suoi maestri, tra virgolette. Certo. E quindi partendo da lui ti espandi a tutto il mondo dei narratori di altro genere che sono assolutamente meritevoli da riscoprire. Assolutamente, assolutamente. Senti, tracciare la mappa. Il tuo lavoro, come appunto stavamo spiegando, è prezioso per coloro i quali vogliono approfondire o conoscere il mondo di Lovecraft. E penso che tutto il lavoro di ricerca che c'è dietro ti abbia portato nel tempo ad accumulare un enorme volume di testi e di contenuti. Curando così tanto l'aspetto audio e video dei tuoi contenuti, come la vedi un'eventuale trasposizione del tuo canale in opera cartacea? Ti farebbe sentire a tuo agio o preferisci la versione YouTube? E se preferisci la versione YouTube, posso chiederti che cosa ti rende più favorito, comunque più soddisfacente questa versione narrata ad alta voce rispetto a quella solamente scritta? Guarda, allora, posso dire che questi video sono la somma di tante nozioni provenienti da molteplici fonti, quindi biografie di Lovecraft, manuali di giochi di ruolo, fumetti, saggistica e altri generi di contenuti. Quindi sono il riassunto, ma anche la somma di queste informazioni. E diciamo, dal punto di vista del mio gradimento, certo c'è l'apporto dei narratori, quindi come che so, te, libri in pillole, Locanda della Tormenta, Vir e altri generi di persone che hanno contribuito. La loro voce è un valore aggiunto non disprezzabile, tutt'altro. Quindi dal punto di vista di YouTube mi piace che siano video disponibili per tutti gratuitamente con l'apporto di questi grandi narratori. Mentre per quanto riguarda la trasposizione cartacea, dunque attualmente ho delle versioni su carta, diciamo digitale, nel mio sito web, quindi lì ci sono tutti i copioni principali. Okay. Per quanto riguarda la carta vera e propria, sì, penso che a qualcuno potrebbe interessare, anche se diciamo, alla fine sono nozioni comuni, hanno solo il merito di essere compresse in un'unica forma. Quindi non so se farebbero veramente la differenza in ambito della divulgazione, però sì, è un'idea che si può considerare. E in generale ti chiedo quest'altra cosa, sempre inerente a quest'ultima domanda che ti ho fatto. Cosa rende secondo te più gradevole la fruizione di un testo che ti viene letto rispetto a leggerlo da te? C'è una differenza che tu percepisci? C'è un valore, al di là della voce o della competenza del narratore, c'è un qualcosa che ti fa preferire una versione letta, passami il termine, da qualcun altro rispetto a leggertela tu nel silenzio e nell'attenzione di un momento di ricerca interiore, tra virgolette? Guarda, allora nel mio caso specifico, allora purtroppo non ho una bella voce, quindi penso che anche facendola leggere al traduttore automatico comunque verrebbe un risultato migliore. E a parte questo, sono un fautore della specializzazione, quindi secondo me ognuno si dovrebbe specializzare in quell'ambito in cui riesce meglio. La narrazione a voce non è il mio, anzi sono proprio quasi negato, mentre altri sono dei autentici fenomeni da quel punto di vista. Quindi, cioè, se li narrassi io, secondo me perderebbero tantissimo. Io ti chiedevo se, scusa, devo essere espressa male, ti chiedevo se c'è una, se percepisci una differenza nell'ascoltare un testo
Ok, e quindi che il fatto che ci sia qualcuno che te lo legge, piuttosto a leggertelo tu per i fatti tuoi in silenzio, con gli occhi, intendevo dire questo, Ah, scusa. certo, ho capito. E, dunque, allora, diciamo che dipende dal narratore, perché come diceva anche Solibri in pillole una volta, per esempio alcuni narratori sono molto didascalici, quindi proprio lo leggono come il testo è scritto, mentre altri ci mettono di proprio, ci mettono un accenno di recitazione quasi teatrale, oserei dire. Quindi in quel modo c'è un'aggiunta al valore della lettura. E ti fa calare ancora di più nel mondo delineato dallo scrittore. E infatti, che so, alcuni dei racconti di libri in pillole narrati da lui, cioè effettivamente ascoltati, che so, nella penombra con la giusta sottofondo musicale, ti fanno veramente ghiacciare le vene. Parlo sempre dei testi di Lovecraft. Certo. Quindi c'è da un lato la bellezza della penna e poi l'enfasi data dalla narrazione. E se il narratore è molto in linea con quel genere di copioni, viene fuori un prodotto ancora più memorabile. Pensiamo, che so, agli audiolibri, no, anzi, agli audiodrammi, che sono praticamente come dei film senza le immagini. Quindi Certo. c'è la recitazione, gli effetti sonori, il parlato studiato, è tutto molto coinvolgente. Quindi, oltre ad essere utili a chi non può leggere per varie ragioni, sono anche più trascinanti dal punto di vista dell'intrattenimento. Ok, quindi cioè, la differenza è che ti senti più coinvolto quando ti puoi calare di più nell'atmosfera perché questa atmosfera ti viene trasmessa dalla voce, dai suoni, da tutto quanto. Esatto, se ti coinvolge a un livello maggiore, quindi non soltanto percettivo, ma anche di cinque sensi che sono attivi contemporaneamente, anziché solo lettura. Ok. Questa è una bellissima risposta. Ti ringrazio, scusami se sono stata poco chiara con la domanda. L'ho detto in apertura, io ogni tanto voglio fare delle domande, poi mentre le faccio me ne vengono in mente altre 5, 6, 10 e mi confondo. Quindi No, ma che ho frainteso io, figurati. senti, Ilario, se ti posso chiedere questa cosa, se non è un'indiscrezione troppo azzardata, cos'altro abbiamo in pro cos'altro hai in programma nel canale prossimamente? Guarda, allora, astrattamente ho diviso il piano editoriale in quattro sezioni, quindi quella principale è la spiegazione dei concetti delle opere di Lovecraft, quella lì più gettonata al momento. Poi le altre tre riguardano dunque dei classici della letteratura di altri autori spiegati. Quindi, che so, faccio un'anteprima, che so, a breve arriverà 1984 di George Orwell. Quindi sono un genere sì libri che voglio far comprendere pienamente a chi ha voglia di riscoprirli. Quindi cerco di dare un piccolo contributo. E le altre sezioni sono dunque alcuni media legati sempre a Lovecraft, quindi che so, videogame, film, serie TV, che anche lì c'è da farci la rubrica a parte, sono talmente tanti di quei prodotti che ci può andare avanti 3 anni a spiegarli. Quindi non è, diciamo, il canone Lovecraftiano, ma ciò che è stato ispirato da esso. Quindi, che so, un giorno vorrei portare, che so, il seme della follia di Carpenter, spiegato minuziosamente, per fare un esempio. E poi nell'ultima riguarda altri generi di ambientazioni spiegate. Per esempio nel canale spiego, che so, Doctor Who, che per riallacciarmi alla tua allusione di argomenti più leggeri che si potrebbero trattare, è quel Ok. genere di ambientazioni, diciamo, un po' più mainstream, un po' più leggere Sì. da esplorare nel dettaglio, perché comunque molto complessi. E quindi questa rubrica tratta di altri generi di storie, come magari, so, libri di Stephen King o e ambientazioni cinematografiche che verranno ugualmente sviscerate in dettaglio. Ok, quindi comunque ci aiuti ad entrare sempre di più nell'atmosfera di un soggetto che in questo caso appunto sono altre serie TV oppure altri libri. Esattamente, perché vedi, alla fine molti prodotti dell'intrattenimento hanno un background che non tutti conoscono, quindi magari, che so, vai Assolutamente. al cinema, vedi il film di Macchine Mortali, no? O Queste Oscure Materie, e non sai tutto il background legato ai libri. Quindi quello che mi piace è leggere questi ultimi, poi spiegarli evidenziando tutte le fonti citate o modificate delle opere derivate. Quindi dire nel libro avviene tot, nel film invece è stato reso con. E mi diverte tantissimo generare queste ambientazioni parallele e poi confrontarle per dare un'idea complessiva dell'ambientazione.
Ti faccio una domanda azzardata. Hai mai pensato di fare questa cosa anche con il Signore degli Anelli? Allora, sì, guarda, onestamente qualche volta mi ha toccato l'idea. Il fatto è che, dunque, non sono strettamente portato per il fantasy. Quindi il fantasy tradizionale cioè è bellissimo, comunque lo apprezzo perché l'ambientazione come La Terra di Mezzo è proprio una lore impressionante. Ho letto un po' di libri, oltre ai romanzi originali, è proprio monumentale. E Certo. credo che ci sia già qualcuno che la tratta, anche se adesso non mi ricordo il canale. E dunque, sicuramente anche quella lì meriterebbe, però diciamo preferirei orientarmi su ambientazioni di altro genere, quindi più fantastico, anziché fantasy e fantascientifico. Sono quelli lì per cui sono ispirato. Ok, ti ringrazio. Senti, Ilario, se qualcuno adesso si fosse incuriosito e non ti conoscesse ancora, dove ti trova e come ti trova? Io poi Sì. ovviamente metterò tutti i link nell'info box, però intanto te lo chiedo. Allora, dunque, i principali metodi di contatto sono indicati nel canale, quindi abbiamo, che so, il mio profilo Facebook, il gruppo Facebook dei Miti del Tubo, c'è l'account Twitter e Instagram principalmente. Oltre a ciò c'è il canale Spreaker dove carico tutti i podcast tratti dai video. E poi per chi vuole contribuire ci sono anche i canali Ko-fi o PayPal oppure il vero e proprio Patreon. Quindi chi vuole dei video specifici in ambito lovecraftiano può iscriversi e richiederli appositamente, quindi in modo per fornire contenuti su misura chi li richiede. Wow. E quindi sì, principalmente sì, i canali di contatto sono questi. Perfetto, io poi provvederò a inserirli tutti quanti nell'info box. Io intanto, Ilario, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, per la chiacchierata, per esserti prestato, ecco, alle mie domande e per aver gentilmente risposto. Vuoi lasciarci con una massima di Lovecraft, con un consiglio lovecraftiano? Allora, sì, ti ringrazio per tutta questa chiacchierata che è stata molto piacevole. E in ambito lovecraftiano, ovviamente ricordiamo che non è morto ciò che può attendere in eterno, che in strani eoni anche la morte può morire, questo sempre sia chiaro. Questo sempre se appuntiamocelo. Questo non va mai dimenticato. Questo non va mai dimenticato, assolutamente. Ilario, allora ancora grazie davvero infinite per avermi dedicato questo tempo. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Volevo fare il Cantastorie. Ciao! Certo, a presto Valentina!